Ciao, ciao. Insomma, era una partita difficile alla vigilia, soprattutto perché era cambiato anche un po' l'assetto che Stramaccioni vi ha dato, una vittoria però che avevate già messo in cantiere. E quanto conta la crisi del Napoli? Sì, non è una partita semplice, l'abbiamo preparato bene dopo la sconfitta contro la Juventus. Abbiamo lavorato tanto sul pianto tattica e stasera è andato bene. E prendiamo 3 punti importanti per la fiducia e continuare a lavorare. 3 partite e già Stramaccioni ha deciso di cambiare. Quanto ha contato l'assenza di Domizzi o quanto invece pensi che la difesa a 4 possa essere un po' l'assetto più adatto a questa squadra? Cioè, da quello che vi ha detto il mister, si lavora su questo per il futuro o era una soluzione d'emergenza, fra virgolette? No, penso che una grande squadra deve sapere giocare a 3 e a 5 dietro, quindi stasera abbiamo fatto a 4, penso che l'abbiamo fatto bene e poi sono le scelte delle mister, però dà più possibilità. Per te in particolare cambia qualcosa? Come ti trovi meglio eventualmente? No, io ero abituato a giocare a 4 in Francia, quindi stasera sono felice di aver trovato questo posto di centrale destra che facevo un tempo che non avevo fatto, quindi sono felice stasera. Sei d'accordo con me quando dico che delle 3 partite questa è stata quella più costante da parte dell'Udinese? Mi spiego, primi tempi sempre un po' in sofferenza, sia contro l'Empoli che contro la Juventus. Oggi invece siete stati più costanti, partiti già quadrati. Sì, è vero che il primo tempo l'abbiamo fatto meglio e per la fiducia anche è meglio, quindi dobbiamo continuare a lavorare, penso che abbiamo molto qualità e speriamo che faremo un buon campionato. È importante prendere 3 punti a casa, l'abbiamo fatto e adesso la testa alla Lazio. Cosa sta dando Stramaccioni a questa squadra? Stiamo lavorando molto e c'è un discorso con tutti e c'è veramente tutta la squadra che lo segue, quindi dobbiamo continuare perché è solo l'inizio, però per il momento facciamo bene. Senza fare graduatorie, non ti sto chiedendo se è meglio Stramaccioni o meglio Guidolin, però soprattutto in cosa sono diversi, anche nel rapporto con voi, con la squadra o nel modo di giocare, cioè cosa ha portato di nuovo proprio? No, è un allenatore giovane, quindi ha molto fame e lo fa vedere, quindi è il nostro allenatore, noi siamo dietro di lui e andiamo avanti. Che sensazione hai, ti chiedo in chiusura, per l'Udinese quest'anno? Cioè, sulla carta è più forte di quella dell'anno scorso? Più forte non so, però penso che abbiamo visto una buona Udinese, c'è qualcosa da fare e spero che faremo bene perché c'è molta qualità e penso che possiamo fare un buon campionato. Adesso abbiamo noi le carte e dobbiamo fare bene. Avevo detto che era l'ultima domanda, ma ne ho una da aggiungere per quanto riguarda la tua stagione in particolare. Già magari l'anno scorso ti si poteva dare tra i papabili per una grande squadra o comunque per il salto di qualità. Ti chiedo se te l'aspettavi già quest'estate e cosa ti aspetti da questa stagione quindi? No, io sono molto bene all'Udinese, molto felice di essere qua, c'è un nuovo progetto con il mister e per me l'Udinese è la mia casa, adesso in Italia, quindi sto molto bene, sto lavorando molto bene e poi devo fare una grande stagione per l'aiutare la squadra. Grazie. Sì. Ti chiedo 2 cose. La prima riguarda Stanković, è una figura molto importante insieme a Stramaccioni. Che cosa vi trasmette lui in particolare? Lui è un fuori classe, quindi come giocatore già possiamo prendere tante cose da lui, poi come uomo ha una fame, una determinazione incredibile, quindi trasmette tutto questo alla squadra. Invece riguardo Benatia, quello che sta succedendo, ecco, ci siamo con mister Stramaccioni, parto subito dall'inizio del secondo tempo, ma perché vorrei capire come proprio ha studiato la partita. A un certo punto abbiamo visto Muriel togliersi la pettorina, non so se fosse un caso, chiedo. Pensava fosse il caso di osare di più e poi ci ha ripensato e ha aspettato le mosse di Benitez, come l'ha pensato? No, forse aveva un po' caldo Luis, che... No, io l'avevo pensata che di rimanere in partita con grande grinta, con grande aggressività fino all'inizio, a metà del secondo tempo, per poi inserire il secondo attaccante con coraggio. Perché io poi credo che le mosse dell'allenatore diano anche il termometro ai ragazzi in campo, perché secondo me anche i ragazzi che in quel momento soffrivano vedono che l'allenatore leva un centrocampista e inserisce un attaccante e il mio segnale era anche dare fiducia, che noi la partita la vorremmo vincere. Poi sarà un caso che il gol sia nato da una spizzata proprio di Terò
e poi l'entrata di Muriel secondo me ha tenuto un po' il Napoli più lontano dalla nostra area. Non sempre per difendersi meglio bisogna inserire un difensore in più, secondo me. Pozzo ha detto che è riuscito laddove Guidolin non sempre era riuscito, aveva provato altre volte a creare questo sistema di gioco e lei ce l'ha fatta. Le chiedo se una soluzione relativa anche alle assenze, poi soprattutto sulla zona di sinistra, o se un punto di partenza per un Udinese che dal secondo tempo di Torino in poi sta funzionando bene. Ma io sono in questo molto onesto, nasce sicuramente da una nostra situazione di emergenza che per l'Udinese è abbastanza grave, perché sai, tre giocatori nello stesso ruolo, prima Gabriel Silva, poi Domizzi, ora Pasquale, hanno costretto a un adattamento. Io ho lavorato tanto in settimana, soprattutto voi che seguite tutti gli allenamenti, ho lavorato tanto in settimana su questo assetto, ho avuto delle risposte forti dai ragazzi che poi le hanno confermate sul campo, quindi secondo me i ragazzi hanno dato la risposta migliore e sottolineerei la prova di tutto il pacchetto difensivo del nostro portiere che ha salvato il risultato e questo sicuramente ci ha permesso di, con un pizzico di fortuna, di battere il Napoli. In realtà le chiedo una riflessione su Allan, in doppia fase mi è sembrato in grossa crescita, sia interdizione sia poi anche nell'avviamento dell'azione. Sì, io ritengo che Allan in coppia con un giocatore di maggiore qualità esalti le sue doti e mascheri i suoi difetti, lo sostengo da quando sono arrivato. Secondo me Guilherme è il partner ideale e secondo me il lavoro sporco dell'uno esalta l'altro. Sono una coppia molto affiatata anche perché sono anche grandi amici, quindi è un valore aggiunto. E credo che Allan, se continua così, sia pronto per il salto di qualità. Si è ritrovato anche ad allenare Stankovic, visto il finale nervoso, come ai tempi dell'Inter? Sì, mi sarà un attimo confuso, mi entrava in campo, voleva dare il suo contributo e me l'hanno mandato fuori. Però per fortuna siamo rimasti in 11. Che valutazione ha fatto sul doppio trequartista, che magari all'inizio, diciamo, con la squadra un po' più schiacciata, un po' più lento, non è riuscito poi a valorizzarlo, forse al meglio? Quindi le chiedo su Coné Fernandez una valutazione. Ma Coné secondo me ha fatto una partita straordinaria, io vi invito solamente a rivedere lo scatto che ha fatto all'89esimo, uno scatto di 60 metri con Calleon che era fresco, e questo è un giocatore con uno spirito d'abnegazione incredibile, gli ho cambiato tre ruoli durante la partita, l'ha fatti bene. Bruno ha fatto una partita diligente, ma secondo me questo è quello che ci è mancato oggi, siamo mancati nell'ultimo passaggio. Con grande onestà sia Bruno che Guilherme, che erano quelli che dovevano innescare con Eba, Du e Totò, sono mancati, un po' per bravura del Napoli, un po' perché noi possiamo fare meglio, ma siamo alla terza giornata e abbiamo tanto tempo per lavorare. La telenovela Mudiel si ripeterà anche quest'anno? Io non so, perché non c'ero, quindi non so a cosa vi riferite, però io ho visto un ragazzo. Per capire, ci si chiedeva spesso, questa squadra non può o non può sostenere le due punte? Ma sai, io non so quanti allenatori in un momento di difficoltà come oggi era l'Udinese avrebbero inserito Muriel, no? Quindi io penso che io gli ho dato la più grande fiducia possibile, lui è entrato lottando quasi come un difensore centrale, abbiamo avuto anche una palla, una potenziale occasione da gol confezionata da lui e Terò. Secondo me più segnale di questo i ragazzi non possono dare, poi è normale che il campionato è lungo e per nostra sfortuna è il nostro giocatore più forte, ha 37 anni suonati e quindi dovranno per forza dare il loro contributo delle alternative. Grazie. Solo una cosa, come vive Pinzi questo momento in cui è in panchina, lui che è abituato a essere senatore, a essere un titolare inamovibile? Pinzi è un giocatore, secondo me, per me personalmente più importante di quelli che vanno in campo, perché lo dovete sentire in panchina, era indemoniato, era indiavolato. E per me dà un valore aggiunto incredibile perché è un ragazzo d'oro e con la sua esperienza e la sua doti di leadership dà un valore aggiunto anche quando non viene chiamato in causa. Grazie. Eccoci con Man of the Match, la tua firma su questa vittoria, il primo pensiero dopo quel gol. Pensiero che è stata una partita di molta sofferenza, no? Nel primo tempo. E o segundo tempo, dopo que ha desbloqueado a partida, penso que Napoli não é riuscito a criar tanto perigo para o nosso porteiro. Ha estado uma partida bela de jogar e bela de se vedere. Penso que o nosso tifosi saranno contenti di una squadra così. Il gol di Danilo, la sofferenza, la quantità di Allan, è una vittoria verde-oro? No, che ho un passaporto italiano, no? Italiano. Sì, sono anche contento perché
Alan ha fatto una grande partita, ma non solo Alan, anche Pires, no? Ha giocato di terzino sinistro e secondo me ha fatto la grande. Senti, sei il leader della difesa, si parla tanto di questa, ne abbiamo parlato con il mister, ha effettivamente ammesso che la difesa 4 è una risposta anche a quelle che sono le assenze, però non è detto che possa funzionare ed essere anche l'assetto di riferimento per il futuro. Che valutazione fai su questa difesa 4? Dipende di che squadra affrontiamo, no? Con Napoli secondo me era difficile giocare con 3 difensori perché aveva solo Higuaín, solo una punta, no? Non lo so, vediamo, se la Lazio... Penso che la Lazio ha lo stesso sistema, non solo con Close o un altro attaccante. Non so, proviamo. Siete pronti. Già pronti a cambiare, diciamo, indifferentemente difesa 3, difesa 4 a seconda dell'avversario, anche con gli uomini che avete, 6 uomini che fanno parte del pacchetto difensivo nella rosa? Sì, sì, siamo pronti. Sì. Il mister ha provato difesa 4, difesa 3. Penso che non, questo non è un alibi se qualcosa non funzionare giovedì. C'era qualche scommessa o qualcosa in particolare con Stankovic? Abbiamo visto particolarmente legato a lui poi nell'esultanza. No, perché lui passa una grinta impressionante, una voglia di... Lui ha tanta voglia di giocare, secondo me. Questo per noi in spogliatoio è difficile vedere il mister in settimana che fa la catapala. Lui ha vinto tutto, no? Ma lui è molto importante per noi, che anche per quelli che gioca a centrocampo, che è Guilherme, Ala. Lui ha tanta esperienza, no? Lui ha giocato tanto tempo in Italia, penso che per questo che lui può dare una grossa mano. La filosofia, l'ultima cosa ti chiaro, di questa squadra rimane sempre, però si ricomincia dalla salvezza e poi vediamo come obiettivo di lungo corso? Sì, sempre, era sempre così, il primo obiettivo è arrivare a 40 punti. Abbiamo una squadra che può fare meglio di questo, ma il primo obiettivo è questo, di arrivare a 40 punti. Stramaccioni cosa vi ha dato di più quest'anno, o di diverso, se non di più? Sì, è difficile fare il paragone con mister Stramaccioni con Guidolin. Guidolin ha fatto benissimo qua, no? Sì, 4-5 anni che lui ha fatto di qua, ha lavorato qua e era un allenatore bravissimo. Il mister è un mister giovane che secondo me può fare una grande carriera, no? Che è questo, il sistema di gioco che abbiamo provato una settimana, non mi piace fare paragoni, sono tutti e due bravi. Sono tanti anni che sei qua, sei sempre più leader di questa squadra, ti senti tale? Mi sento un giocatore importante, questo di essere leader o no non mi importa, mi importa di essere esempio di comportamento, di allenamento, perché la Udinese ha tanti giocatori giovani, io già sono un po' vecchietto, no? Cerco di dare esempio, solo questo. Non importa se mi sento leader o no. Però cosa ti aspetti da questa stagione? Perché dopo, appena arrivato a Udine, hai fatto una grandissima stagione, poi forse c'è stato un po' un calo. Non so se anche tu la vedi così, però la scorsa stagione forse non è stata perfetta per te. Quest'anno cosa ti aspetti e come ti senti anche? Mi sento bene, bene. Anche fisicamente bene. L'anno scorso ho fatto tante brutte partite. Sono consapevolezza di questo, ma non lo so, proviamo a arrivare a 40 punti. Penso che quest'anno abbiamo una squadra, secondo me, più esperta di ano scorso, no? Com Terô, com Conê, com Guilherme, que ha jogado jogado em Brasília, em Corinthians, que era uma squadra grande. Secondo me posso dar uma grossa mano porque sono jogador esperto. Quanti gol ci aspettiamo allora quest'anno da Danilo, visto che ha cominciato così? 20. Perfetto, così 2. Ti vogliamo. Ciao. Ciao. Ciao.